Uno scout che ha delle complicazioni dovute al fatto che siamo in ambito urbano e quindi pone tutta una serie di criticità che vanno risolte. Questo lo dico perché, visto che siamo a distanza di un anno, magari diamo anche un feedback su quello che è successo in un anno. Intanto però il rinvenimento San Pietro Sant'Antonio sta circolando in ambito scientifico, stiamo andando a convegni, stiamo pubblicando e speriamo prima o poi di anche poterlo valorizzare. Però a Teramo abbiamo tanto, abbiamo il sito di Piazza Sant'Anna, abbiamo la Madonna delle Grazie. Chiuso, quello è una questione. No, in realtà, se avete fatto caso, mi piace quando voi dite dei vetri rotti, però dei vetri cambiati anche dall'amministrazione comunale, del fatto che ci sono dei lavori di pulizia, del fatto che si stanno facendo delle cose, anche quello secondo me va messo sul piatto. Cioè, nel senso, poi c'è un bellissimo finanziamento che è stato concesso dalla regione per poter rifare. Due su Sant'Anna. Due. Uno è un finanziamento ministeriale, non è oggetto di questa conferenza, non c'è la domanda. Per cui noi già da quest'anno mettiamo in campo l'operazione per restaurare l'area archeologica, ma se non rifacciamo bene la copertura non andiamo da nessuna parte. Il progetto è stato attenzionato all'inizio, abbiamo avuto un'idea con un bravissimo ingegnere e quindi abbiamo ottenuto dal Presidente Marzino un finanziamento per realizzare una piazza sospesa in aria. Quindi riporteremo la piazza sopra ai reperti archeologici. E però questo ne parleremo in un altro capitolo. Adesso lo teniamo sotto controllo. Per cui quando abbiamo disposto la ricopertura dei mosaici, dopo aver messo in sicurezza e i mosaici e gli intonaci, abbiamo fatto ricoprire in modo tale da poter facilmente incontrare alla luce senza grande operazione. L'idea comune è di fare un piano di controllo e di gestione, perché se vogliamo valorizzare quei mosaici, inevitabilmente va pensata la viabilità di tutto il centro e quindi ha un impatto sulla collettività. Allora, primo passo, vedere se ci sono i fondi per poter realizzare un sistema di valorizzazione e capire nel bilanciamento degli interessi quanto si fa pagare per una interni alla comunità, inevitabilmente la chiusura su strada, parziale o totale. Stiamo studiando diverse possibilità. Non è un tema che abbiamo dimenticato, ma è veramente complesso. Oggi, siccome lo studio di quella valorizzazione richiede tempo, io devo garantire in primo luogo la tutela, che è il motivo per cui sono coperti. Ma ripeto, coperti in modo tale che si possono riportare alla luce con semplici operazioni.